tornati dopo questa piccola pausa intermezzo pomeridiano, la classica merenda, erano le 5, l'orario del tè. Non abbiamo approfittato di questa usanza tipicamente inglese perché noi oggi col sole volevamo fare usanze più da spiaggia, da picnic, quindi più toast, panino e birra piuttosto che il classico tè. Tu sei una precisa anglosassone che alle 5 ti bevi il tuo tè? No, mi fa Ti cagare il tè. sembra, sì. Perfetto, già che gli hai aggiunto almeno il tè e non il tè, che è ancora peggio. Quindi niente pausa per noi, niente pausa soprattutto per i giocatori che hanno continuato ovviamente ad aggredire il proprio tavolo per fare snack, chips importanti per la fase della bolla che a nostro parere si comincerà a vedere tra qualche oretta quando i player si avvicineranno alla fatidica soglia della zona bolla per i premi importanti. Dopo probabilmente qualcuno sarà liberato e potrà pensare in grande, quindi verso la vittoria. Altri invece potranno buttarsi appunto sul side event o su qualche altro intrattenimento da fare qua al Pella, oppure magari ci verranno a trovare, perché no, anche qua in studio. Siamo pronti ovviamente a recuperare tutti i vari ospiti, oppure anche quelli che voi stessi ci richiederete da casa e noi vedremo di portarveli qua con noi insieme a me e alla cara Sara, che in questo momento dopo vi ricorderà per l'ennesima volta, ma mai abbastanza, quanto ci teniamo ai vostri commenti su Facebook e www.sharkevents.it per quanto quello che riguarda tutto il nostro evento. Passiamo dai a cose serie, al chip count appunto che vogliamo subito recuperare il tempo perso. Passiamo al chip count perché in questo caso i primi della classe sono nomi importanti, c'è Mauro Spurio che evidentemente ha preso il filone giusto in questi 2 giorni Ma perché guardate il nostro Roro. so che sei particolarmente contento, lo siamo tutti perché Roberto Roro Roberti è probabilmente uno tra i più, insomma, classici abituali del Perla. Lui è più che altro un giocatore di cash game, anche se abbiamo visto e lo sta dimostrando ancora una volta, con la sua seconda posizione 700.000 chips per lui, uno stack importante che probabilmente nelle sue mani ha particolare valore perché insomma, è abituato a giocare proprio abbastanza deep come in questo momento anche nei tavoli cash, quindi potrà rivedere le classiche dinamiche di gioco a lui tanto congeniali. Mauro Spurio, già chip leader del Day 1A, conferma, ripeto, il suo buon momento e quando vediamo Mauro Spurio là davanti sappiamo che è in una condizione ottimale per il suo gioco, che è decisamente importante, aggressivo e riesce bene a gestire le varie dinamiche del tavolo da gioco. Quindi sono due personaggi ai primi 2 posti che sono convinto ci riserveranno diverse sorprese e particolare piacere nel vederli in azione durante il prosieguo della giornata. Andiamo avanti perché dopo vediamo un Giammino Michele, un nuovo ingresso nella top 10 a 500, quasi 600.000 chips per lui. Poi Miklavin Ale, che secondo me lì manca una S o qualcosa del genere. Tu dici che dici tu che sei più esperto. Miklavin Aleš Anche sicuramente. secondo me la S, ripeto qua, probabilmente le chip count ogni tanto alcuni termini speciali, tipo la S con i pallini sopra che non ho idea di come si chiami, però. Ah, sì, no, si dice sh, però non so se c'è un nome specifico, però comunque la sh, quindi a volte non viene, comunque probabilmente Aleš Miklavin, poi Marco Takus, lì invece la S è normale, quindi c'è, poi Paolo Silvera, Ferdinando Bonagura o Bonagura a seconda dell'accento, sempre in top 10 anche Luigi Pujatti che invece già da diverso tempo frequenta i piani alti della nostra classifica e sono invece saliti prepotentemente alla ribalta Andrea Torri che ha praticamente più che raddoppiato il suo stack iniziale che era intorno alle 200.000 chips, adesso è quasi invece 470.000 segna il nostro chip count, seguito ovviamente non poteva che essere così da Luca Trotta a 465, visto che dicevo non poteva essere così proprio perché dopo aver avuto Carmine Sgambati qua in diretta con noi prima che ha con le sue imposizioni, il portafortuna di Luca Trotta è andato proprio a vederlo ed effettivamente anche in questo caso ha funzionato perché è di nuovo lì, tra i primissimi della classifica. Classifica che poi procede e prosegue ovviamente con tutti gli altri volti che abbiamo già avuto modo di raccontarvi via via. Classifica che potete trovare per intero e aggiornata, come ci chiedeva qualcuno. Abbiamo 2 personaggi, il nostro Calvin e Simone in sala che aggiornano costantemente la nostra classifica, quindi la vedrete costantemente aggiornata, in particolar modo al centesimo durante tutte le varie pause, visto che passano di posto in posto per segnare direttamente all'ultima chips più piccola, quindi quelle delle 500 prima e quelle delle 1000 adesso. Mi chiede in realtà la linea dalla sala proprio Marco Torbianelli, perché evidentemente è capitato qualcosa di particolare
particolarmente interessante, potrebbe essere un'auto o quant'altro. Marco, allora io ti cedo per un attimo per un po' la linea, che ci aggiorni un po' sulla situazione? O mi stai facendo delle prove audio per mettermi in difficoltà? Non risponde, quindi evidentemente sta casseggiando, cioè, facendo prove di studio di microfono. Diciamo che fare le prove di microfono chiedendo la linea non è esattamente la cosa migliore che si possa fare. Quindi continuiamo con il nostro chip count, che ripeto, potete trovare naturalmente sulla pagina del chip count del sito di Sharkavent. La nostra Silvia è lì, che non solo se aiuta a rispondere a tutte le vostre varie domande, dopo faremo anche un'azione ovviamente di interazione proprio con la sala per portarvi appunto le vostre richieste. Il chip count però certamente al momento è aggiornato, perché siamo passati poc'anzi proprio mentre tra una sigaretta e l'altra, no? Quindi ci sta. Sara, che dici? Noi è un momento, insomma, pre-cena, no? Di solito in questo momento noi se, da fuori, se non ci fosse te, saremmo all'aperitivo, quindi un po' di relax. Aspetta allora che riprovo. Un attimo solo, scusate, facciamo una prova in diretta, visto che il Marco Torbianelli non ci sente, o la speriamo di sì. Se no, Sergio, ti prego di risolvere tu, perché non ho comunicazione al momento. Quindi, Sara, dicevo, è un momento di particolarmente pre-cena, di solito è di relax, no? Poi oggi è uno splendido sabato solare, quindi molti probabilmente hanno approfittato di questa prima giornata veramente primaverile. Sarebbe bello mettere lo sdraione fuori su un prato, Questa è prendere una un po' cosa. di sole, Sì, non sarebbe veramente male. Del resto, la stagione porta proprio a questo tipo di pensieri, a un po' aria aperta, eccetera. Ma c'è modo e modo, perché si può fare comunque entrambe le cose. Tanto è vero che l'ultima sigaretta finalmente l'ho fumata fuori dal perla per prendere una boccata d'aria, e rientrare di nuovo mi ha risollevato, perché vuol dire che sei pronto, carico e magari col polmone anche un po' più libero per portare avanti appunto questa diretta. Io vorrei andare appunto in sala, dicevo, se Marco è pronto questa volta, perché così andiamo a vedere in sala cosa succede. andiamo a vedere. Marco, tocca a te. Nuovamente in diretta live dalla sala, siamo nel corso del 19° livello con voi 5.000, 10.000, ante 1.000. Siamo ancora relativamente lontani dalla zona bolla, abbiamo 57 giocatori ancora seduti al tavolo, distribuiti su 6 tavoli, quindi abbiamo ancora una ventina di player out da fare, virtualmente ovviamente, per arrivare alla zona bolla, che seguiremo ovviamente in diretta sul pezzo, pronti a darvi tutte le notizie relative a questo momento importantissimo del torneo. Mentre mi sta tornando in cuffia Marco Fava, molto bene, i nostri potenti mezzi della Shark Evans hanno risolto immediatamente il problema audio, molto bene. Vedo quindi la panoramica del nostro grandissimo Luca Barbi dei 6 tavoli, tuttora in gioco. Sì, ti sento, ti sento, ti sento. Bene, allora fra i nomi ancora in gioco vediamo Francesca Pacini, Gerardo Muro, Filippo Etna, Andrea Borea ancora in gioco, Daniele Guidetti, Claudio Caffarella, giusto per citarne alcuni. E adesso sentiremo dalla viva voce del nostro collaboratore Calvin, che è dotato del magico strumento che continuano a tenere spento per farmi gli scherzi. E ovviamente il chip count, come potete vedere anche dal nostro sito, recita Mauro Spurio in testa, e al secondo posto Roro Roberti, che è sempre al tavolo 29. Lo vediamo lì, puoi inquadrare Luca lì, grazie, in maglietta bianca, no, l'altro tavolo, benissimo, molto bene, molto bene. Allo stesso tavolo, tra l'altro, vediamo ancora in gioco Domenico, anzi Francesco Perruppato, stavolta mi sono corretto da solo. Attenzione a non uccidere giocatori, floormen e altro personale di sala che ci servono almeno fino a domani sera. Qui c'è un intrigo di cavi clamoroso. Ancora in gioco, tra l'altro, anche Luca Trotta del Dealer Club Napoli, per la gioia di Carmine Sgambati. E direi a questo punto allora di fermarci da qualche parte, ad esempio qui, questo tavolo 21, dove ancora Andrea Torri, protagonista di parecchie mani negli ultimi minuti che hanno preceduto questa nuova diretta. Nel frattempo, tra i giocatori usciti,
come vi hanno forse detto o come avete potuto forse vedere direttamente dal nostro sito, registriamo Dragan Zaric tra i giocatori eliminati, appunto Simone Giampaolo e Mosca e Tiziano Mosca. Grazie Ario, il nostro puntualissimo tuttofare, ormai sei stato promosso, sei contento? Contentissimo, direi. Grande Albi. Non so che ci adora quando lo chiamiamo così. E quindi fermiamoci in questo tavolo 22 dove andiamo dalla viva voce di Massimo Nernetoli. Hola. Che sei in gioco, quindi ti seguiamo se non ti dispiace. Assolutamente, anzi. E, non lo so Marco, non lo so se vuoi lo riporto a tutti e tre. No. Eh sì, ma se me la dici nell'orecchio io lo riporto. Bene, restiamo qui sul tavolo 22. Eccoci qua. $23,000 la puntata del giocatore in hijack, il call del bottone. Ora tocca a Massimo Nernetoli da Big Blind, sta spillando. Ecco che folda. Foldato le fetecche. Quindi ci ha potuto commentare in diretta. Ma noi seguiamo la mano anche senza di te, perché fondamentalmente non ci interessa il poker, non ci interessi tu. Mi fa piacere. Gentili. Come sempre. Meglio così, perché ieri quando ti sono interessato. appunto. Ho visto il flop 7 e Q a fiori e il K di cuori. Sono due i players in gioco. La puntata di 30,000 è sufficiente per chiudere qui questa mano. E quindi, caro Luca, mentre inizia il pubblico ad assieparsi attorno ai vari tavoli, assieparsi ti piace? Sì, lo so che non puoi rispondere, ma intanto io snocciolo termini a iosa, come si dice, mentre stiamo facendo spostare. Cioè, se noi riprendiamo, non avete niente da fare, andate fuori dalle... Ecco, sì, proprio siamo molto bene, grazie. Eccolo, fermiamoci qui Luca, fermiamoci sul tavolo 28. Abbiamo dei... Bene. Prima abbiamo potuto assistere a questo tavolo a uno scontro epico tra Filippo Etten e Andrea Borea, vediamo se siamo... fortunati anche questa volta, o se magari abbiamo più giocatori che fanno action. Portiamo quindi direttamente nel caso degli italiani e anche di chi è oltre confine i momenti salienti di questo day 2, visto che ci stiamo avvicinando lentamente ma inesorabilmente alla bubble zone. Certamente sì, ho già comunicato, ma faremo un riassuntino veloce fra un po', visto che siamo circa a metà del livello 19. Ripetiamolo comunque per chi si fosse messo in visione, in ascolto solo in questo momento, è una cosa che volevo dire da tempo e mi fa piacere averlo potuto dire. I blinds 5-10K, 1K di ante, 56 i players ancora seduti ai tavoli. Non svegliamo ancora il numero degli ITM per tenere viva l'attenzione sul nostro canale. Si gioca anche a poker in questo posto, hai visto? Certo, siamo qui per questo. Siamo molto felici. E siamo average, siamo contenti, abbiamo aspettato infinito, abbiamo foldato cose reali. E sono contento perché comunque ho condotto la mano come immaginavo di condurla. Faccio floating per sperare in un board favorevole, ho visto di meglio ma anche di peggio, e questo qua c'ha un leggero problema di delirio di onnipotenza, ma noi glielo facciamo passare pian pianino. Adesso gli ha levato 150k lui, gli ha levato 170k io, pian pianino, sì,
un po' il tutina blu, secondo me va a parlare con i muri. Bene, abbiamo sentito questo personaggio che stava parlando come il mago Telma, cioè alla prima persona plurale, era niente popo di meno che Filippo Etna, e mentre il nostro cameraman cerca di uccidere qualcuno con il cavo, hop, hop, ecco, perfetto, restiamo su questo board. Siamo al turn con check del giocatore in posizione di hijack, mentre da cutoff abbiamo Andrea Borea che ha checkato dietro. Il river è sceso. Vediamo come si conclude questa mano. Perché ricordiamoci che come gira le carte a Neia non le gira nessuno. Sì, sì. È confermato subito in diretta. Ecco, nonostante l'abbigliamento, vi assicuro che non fa assolutamente freddo. Ce lo conferma Daniele Guidetti che è quasi in mutande. Sì, sul costume è già pronto, voglio fare anche un tuffo al fiume. Perché un tavolo pesante, sto sudando, è difficile. Però resisti. Resisto, resisto. Pausa cena, vado a fare il bagno. Chi è il cliente più difficile a questo tavolo? Ma sono tutti difficili, sono tutti bravi. Non si sbottona, non si sbottona, c'è Guidetti. No, no, rimaniamo neutri, vediamo un po'. Mi suggeriscono dalla regia che il cliente più difficile di Guidetti è Guidetti stesso. Non è vero, non è vero. Non ho giocato una mano. Abbiamo il call. Ok. Direi un nice call. Nice call. Ottimo piatto per Andre. Che se ribia un poco. No, beh, era già ripigliato, adesso è andato. Bene, adesso torno al tavolo che vado a fare, okay. A vedere se mi danno le carte buone. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao, ciao, grazie. Bene, chiedo scusa, sfrutto questo momento. No, sfrutto, ma la gente ti sente, Marco? No, era solo per dirti che il mio cameraman è senza radio. Ah, abbiamo capito. Servizio, che penso sia il motivo per cui ne abbiamo due, cioè una io e una lui. Perché almeno una delle due dovrebbe funzionare. Prima non funzionava la mia, adesso non funziona la sua. Io sinceramente non so lì in regia che cosa stanno facendo, visto che tutto benissimo, devono semplicemente premere un tasto a testa e quindi non vedo le difficoltà di far funzionare due radio contemporaneamente, ma non importa. L'importante è che riusciamo a uscire sullo streaming live in modo da poter raccontare il poker che si sta giocando qui alla Perla Poker Room in questo Day 2 Remida, seconda tappa 2013. Vorrei seguire una bella azione di gioco in questa fase particolarmente difficile e ripeto, quando ci sai aggiornare anche su quanto manca il player della bolla. Ma certamente, allora io direi di restare sul tavolo 23. Vista sul tavolo 23, dove si sta concludendo una mano perché siamo già al river, ma perché due giocatori... C'è un sacco di chips però, eh? Esatto, questi due o addirittura tre giocatori di questo tavolo sono nelle prime posizioni del chip count, quindi da qui potrebbe uscire veramente una bella battaglia, sia per chi ne ha poche e quindi vuole cercare di risalire un po' la china, sia magari uno di loro tre vuole cercare di portare via un altro e quindi raddoppiare, mettersi ragionevolmente al sicuro prima di arrivare alla zona bolla. Allora approfittiamo di questo momento, come richiesto dall'amico Fava, per dire che sono 56 i giocatori ancora seduti al tavolo e gli ITM sono 36, quindi un 20 player ancora, quindi 20 player per raggiungere la zona bolla, per cui direi di restare ancora qualche minuto, se me lo concedi, sì, sì, Marco, per vedere. In questo momento ovviamente la situazione è abbastanza tight, ovviamente. Nel senso, pochi si scoprono, molti cercano anche distrazioni alternative del genere. Ma vedo parecchi iPad, iPod, telefonini, cuffie, cuffiette, non ovviamente come la Gazzetta dello Sport di Tiziano Mosca di ieri, ma poco ci manca, secondo me. Ciao Marcello. Ciao. Ecco,
gentilmente. Marcello è intervenuto, adesso sta intervenendo live sul Batterie di Barbie. Sulle batterie di Barbie. Vogliamo presentare al grande pubblico. Non vuole essere presentato, Marcello non ce l'ho fatta. Nella presentazione staff mancano Sergio e Marcello, ma ce la farò. Prego, prego, si accomodi. E quindi stiamo qui, vedi dove siamo in questo momento. Sta giocando, cioè si accomodi fuori. Intendevo sì, intendevo quello, ma non sono un buttafuori, io sono qui per raccontare. Mentre chi non sta facendo niente in questo caso potrebbe anche allontanarsi, gentilmente. Nel frattempo sposto i carrellini. Ecco, in questo momento siamo esattamente nel centro diametrico, si può dire? Secondo me tu puoi dire tutto. Beh, ma diametrico è un bellissimo aggettivo. E allora dimetrico. Diametrico, no, siamo dimetrico. Nel centro diametrico dei sei tavoli in gioco in questo momento. È che vero, sono vero. Il tavolo 21, il 22, il 23, 27, 28, 29. Probabilmente li hanno messi in fila per non fare confusione. E soprattutto per permettere a te e al buon Luca di andare avanti e indietro senza... Assolutamente sì, perché se fossero molto lontani sarebbe veramente un disastro. Esattamente. Continuiamo a seguire qualche azione. Come dicevi tu, tra l'altro, caro Marco, sì. È un momento in cui, insomma, di solito siamo stati anche abbastanza fortunati negli scorsi eventi, perché la bolla è effettivamente scoppiata molto in fretta. C'erano degli stack già... tra short e chi invece era molto deep. Questa volta notavamo prima dal chip count che, a parte un paio che sono in fuga ormai, c'è un certo livellamento, no, degli stack, quindi diventa più difficile. Un paio tra cui appunto Loro Berti, che vedete questo castellino che si è creato davanti a sé e che è anche nel colpo, vediamo. Ma c'è molto, molta parità, no, tra, intorno alla metà classifica, quindi... Sì, hai assolutamente ragione, si vede anche, diciamo, si nota anche a vista, diciamo. Quindi anche al tavolo i giocatori hanno una presa diretta sugli avversari diretti, in quanto si vedono appunto i montagnozzi di chips di consistenza simile. Ricordiamo anche il valore delle chips, ecco, che bravo, di fronte. Che non si pensi che montagnozzo uguale significa tanto, stack uguale. Esatto, perché se avessimo una montagnozza di marroncine da 25.000 sarebbe veramente una buona cosa. Avere le blu, quindi quelle da 1000, è un po' meno importante, le gialle da 5.000 e le chips verdi da 10.000, valore da 10.000 unità. Confermi, ecco, no? Assolutamente confermo. Prendiamo il volo, prendiamo il volo, che okay, contento, prendiamo il volo qui, il Tisso, al secolo Matteo Tassani dello Showdown for Lee, del quale io ho avuto il piacere e l'onore di seguire la mano che l'ha condannato. Però lascio alla tua voce narrare. Allora, innanzitutto voglio fare i complimenti al nostro amico commentatore, perché nei 4 minuti finali della mia mano non ha avuto il coraggio di presentarsi e farmi alcuna domanda, ma è stato così saggio da aspettare quei tre quarti d'ora abbondanti. L'esperienza insegna. È l'esperienza. Cosa raccontiamo? Vabbè, racconto io. Avevi KK, hai mandato... Lasciamo un po' di suspense. Ma era un all-in pre-flop? Lasciamo un po' di suspense, siamo di bottone, la mano la diciamo dopo. Subuio 3.500-5.000 ante 500 dopo 13 ore di torneo, con average 270.000, UTG a pre 15.000, cut-off meno 1, tribetta per 35.000. Mandiamo resto per 110.000, original folda e dichiara mi hai tolto un pensiero, il 3-bet di 35.000, snap call e si presenta lo showdown con K dama off, noi giriamo i cowboys, pensavamo di trovare una coppia, eravamo già pensierosi di giocarci un 80-20, ci sono i K dama sapendo che è un 7,5%. Siamo un po' più speranzosi. Invece già il flop, arriva la prima mazzata. Dama, flop. A quel punto ci alziamo, cominciamo a prepararci, facciamo quattro passi. Al quarto passo il dealer al nostro turn si presenta con la seconda dama, che ci fa dire la prima bestemmia di 15 ore di torneo. Scusatemi, ma purtroppo... Però eri già in piedi e te ne sei andato. Sì, già in piedi, me ne sono andato. Abbiamo stretto la mano al nostro avversario, da quali buoni giocatori ricordiamo la sportività. Non è assolutamente vero. La sportività, assolutamente. L'ho visto che l'ha mandato a quel paese e gli ha anche sputato in faccia. Assolutamente vero. Anche se in realtà
avremmo pensato che più che dargli la mano volevamo dargli un braccio nel retto, tanto più spalato di questo, sì, di così era impossibile. Va bene. Vabbè, è andata così anche stavolta. Quindi sei fuori. Fuori. Bene, allora puoi anche andare fuori dalla sala. Infatti adesso vado anche fuori, vado a fare. Faccio una foto al mio amico Roro Roberti, complimenti al mitico Roro che non sbaglia un colpo, e poi mi levo dalle scatole. Perfetto. Ah, in questo momento Roro Roberti è player out, lo sappiamo, no? Stavi riprendendo al tavolo 29, hai trovato qualcosa di interessante, Luca? Avete visto qualcosa di interessante? Mi dicono di sì. Mi dicono di sì. E mentre il buon Tisso si leva dalle... Prego, prego, si accomodi, grazie. Vediamo sullo sfondo gli amici Guidetti e Etna che continuano a parlottare e a commentare. Ho sentito bene? No. Appunto. 24 minuti, 40 secondi alla fine del livello 19, al termine del quale ci sarà una pausa per i giocatori in sala che continua a essere 56, anzi no. Attenzione. No, attenzione, sono 55. Così, dal nulla. Dal nulla, c'è stato un player out. Il dealer ha pronunciato le fatidiche parole. Player out, train viset. Che significa ovviamente, mi tu scusi, lo sai perfettamente. Mi dica. Mettetelo sulla mia bacca. Fali com'è? Allora, d'accordo, adesso lo diciamo. Se, allora, il signor Borea chiede cortesemente se potete in qualche modo indicare sulla sua bacheca il link dove seguire la diretta streaming. Absolutely yes, ovviamente sì. È il link. Tanto lo faccio mettere agli altri, ma comunque va bene. Se vuoi scriverlo tu, allora tv.sharkevent.it. No, è tv.sharkevents.it. tv.sharkevents. Bravo, mi raccomando il... È uno dei pochi giocatori che conosce l'inglese. Stai buono. No, è che si dice uguale anche in sardo. Comunque. Etna dice non è vero, ma sappiamo benissimo. Allora, TV, come Treviso, dovresti essere abbastanza avvezzo. Shark Events, con la K finale. Punto it. Con la K finale, cosa stai? Con la S finale. Perfetto. That's it. Vai. Benissimo, allora abbiamo... Anche i numerosi fans di Andrea Borea, tutti e tre potranno seguirlo. Tutti e cinque me l'hanno chiesto. Ecco, tutti e cinque. Sono aumentati l'ultima volta perché erano tre. Il prezzo della popolarità. Assolutamente sì. Caro Marco, se la popolazione di internet ti sente, vorrei che tu dicessi a me, tu dassi a me una... notizia tecnica, cioè sapere quanto tempo vado ancora avanti con questa diretta in modo che io mi posso regolare su quello che farò nei prossimi minuti, caro Marco. Per quello che riguarda il collegamento attuale tuo dalla sala, posto che magari se ti giri mentre parliamo è più carino, direi che possiamo tornare in studio, così facciamo due chiacchiere con Sara, lanciamo un video e poi torneremo per da te fra una ventina di minuti, una mezz'oretta circa. Allora facciamo così, comunque chiaramente se c'è qualche uscita... Ovviamente qualche uscita mi interrompe. Io ti interrompo immediatamente e quindi in questo momento allora ti restituisco la linea. Bravissimo, perfetto, ti ringrazio. Ed è tutta tua, ciao! È tutta mia la linea, siete tutti miei voi, ovviamente magari tutta mia in parte, almeno dal punto di vista televisivo, la nostra Sara. Con Sara noi adesso, tu sai che dobbiamo lanciare un video, no? Questo video è un video a cui io tengo particolarmente, intanto perché è fatto con un caro amico che è Filippo Etna, e un po' perché riguarda quella che è una nuova, la direzione che stiamo prendendo tutti noi, no? Di Shark Events, ma in realtà tutto il mondo del poker e tutti i media in generale, no? Quindi la direzione di fare sempre più immagini visive. Sappiamo che la televisione da sempre funziona benissimo, ma anche nel mondo poker è stata quella che ha lanciato, no? Il boom, la vera esplosione del poker è nata qua in Italia soprattutto, da Italia Unomania al poker visto in televisione che arrivava nelle case di tutti gli italiani, che ha fatto appassionare e avvicinare a questo gioco anche persone che generalmente non erano così vicine appunto al mondo del poker in generale. Stessa cosa è stata l'evoluzione del poker attraverso i media, eccetera, quindi prima i blog live seguitissimi come sempre, poi pian piano si è affinata anche questa parte e siamo arrivati oggi a dover poter seguire un torneo di poker direttamente
non solo nel tavolo finale, quindi non solo con le carte o senza carte, le fasi proprio dell'apice di questo torneo, ma anche tutti i giorni per raccontarvi mano a mano quella che è l'evoluzione del torneo. In questo caso, Sara, ci fa particolarmente piacere che la direzione presa anche da noi sia in linea ovviamente con il trend dei media in generale. Trovi cosa pensi che possa portare, no, il fatto di seguire non solo negli ultimi 8 o gli ultimi 10 a seconda del tavolo finale, ma anche tutti gli altri, no? Quindi tutti gli altri giocatori, dal primo all'ultimo. Non credi sia più coinvolgimento, quindi insomma. Sì, certo, c'è più coinvolgimento. Sì, c'è più coinvolgimento, puoi seguire cosa sta succedendo, non ti perdi nulla, le mani, le uscite. Esattamente, soprattutto anche chi insomma non è esattamente il classico professionista può ritagliarsi quel momento in cui insomma divertirsi con gli amici, magari anche chi insomma non credeva che lui fosse così importante essere seguito. Per noi sono tutti parimenti importanti e giustamente questo è un mezzo come un altro per poterlo divulgare anche a casa, chi non può seguire tutto il torneo qua e venire qua sempre a farci compagnia. Un altro ulteriore sviluppo che piace molto rimarcare, anche perché io e il buon Luca Barbi lo continuiamo a fare già da un po', è quello dei video che voi potete trovare per noi sulla pagina di YouTube, il canale nostro YouTube, ma adesso anche proprio nella nostra Shar TV. Sono raccolti insomma per fasci, quindi ci saranno tutte le interviste, tutte le cronache, tutte invece quelli che sono i famosi video mini film, sono dei mini filmati un po' con una regia un po' più strutturata, che ovviamente spesso non si riescono a fare qua in diretta perché le cose da fare sono veramente tantissime, c'è frenesia, c'è soprattutto il torneo che incombe. Eppure qualche evento fa siamo riusciti a ritagliarci questo spazio di tempo proprio con Filippo Etna, che ormai voi avete già imparato a conoscere un po' per i suoi risultati che ultimamente stanno arrivando insomma copiosi, un po' perché è un personaggio che trattiamo sempre con particolare piacere, visto che è sempre qua con noi. E Filippo Etna, tu ovviamente lo conosci anche tu, perché anche lui l'avrai visto sei tavoli che fuori. Con lui abbiamo fatto una cosa qualche tempo fa molto particolare, non so se ti è capitato di vederla, ma nel caso lo farai adesso. È una mano di poker, però l'abbiamo ricreata ad arte, no? Per ironizzare su quelli che sono spesso degli aspetti, no, dei giocatori, quindi le attese a volte troppo lunghe, gli atteggiamenti un po' insomma da super pro, e abbiamo voluto giocare con lui, che si è prestato tra l'altro in una prestazione attoriale da quasi premio Oscar, avrà un futuro se non ai tavoli anche del mondo della celluloide, oggi digitale. E quindi gli abbiamo insomma creato un ambiente ad arte. Ringraziamo tra l'altro, ne approfitto, anche Enrica Verdino, che ci ha fatto la dealer in quell'occasione, perché non potevamo certamente impiegare uno di voi ragazzi del Perla, visto che stavate lavorando giustamente, questo doveva essere una gag divertente. Enrica ti ha sostituito almeno in quell'occasione, si è divertita anche lei, tra l'altro in un micro pezzettino si vede che non ce la fa più e scoppia anche un po' a ridere. Noi l'abbiamo fatto uguale, l'unico serio invece è stato proprio Filippo Etna, che ha mantenuto la sua plomba da giocatore professionista dall'inizio alla fine. Ha preso la cosa sul serio. Sì, ha preso la cosa molto sul serio. Io mi sono prestato a questa misera partecipazione in maniera un po' meno seriosa e insomma molto amatoriale, però è parecchio divertente, ha avuto tanto successo e l'abbiamo intitolato quella sporca ultima mano, parafrasando almeno in parte il titolo di un noto film di vecchia data. È venuto secondo me un lavoro molto divertente che riproporremo tra l'altro in seguito in altre mini sceneggiature che stiamo già costruendo, stiamo già anche selezionando tra virgolette gli attori che parteciperanno. Magari faremo qualcosa. Questi filmati carini tu te li tieni sempre nascosti e dopo all'ultimo, questo filmato come in mai realtà, non me li fai vedere prima? Questo filmato in realtà è già andato sulla nostra, sia sulla pagina Facebook che sul nostro canale appunto di YouTube che sulla TV di Shark, ma siccome siamo particolarmente lieti appunto di questa direzione, di quel prodotto, volevamo renderlo noto anche durante questa diretta streaming, e secondo me ne vale la pena, questi sono 5-6 minuti. Dai, che ho voglia di vederlo. Spero che l'abbiano anche da casa, perché se Sergio è pronto io direi di mandare e fare vedere questa sporca ultima mano con Filippo Etna.